L'Europa in pillole, in collaborazione con Europe Direct Regione Marche. Tutti i venerdì alle 13 e in replica alle 21 su Radio Arancia, Radio Veronica, Radio Velluto Senigallia e Radio Conero. Ancora una puntata dell'Europa in pillole. Abbiamo parlato nelle scorse puntate del programma Plus, degli ambasciatori Erasmus, ma un aspetto poco conosciuto è quello della formazione e dell'educazione degli adulti. La dottoressa Pagliai, coordinatrice dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, ci ha parlato della piattaforma EPALE per l'apprendimento degli adulti in Europa e degli ambasciatori EPALE. Ecco, oggi in studio abbiamo la professoressa Maria Morelli, che è una delle ambasciatrici EPALE delle Marche. Professoressa Morelli, buongiorno. In genere si pensa che la formazione sia rivolta solo alla fascia di età giovanile, e invece che cos'è la formazione degli adulti e com'è strutturata? Ci fa una breve panoramica su questo ambito? Salve e buongiorno a tutti. In effetti si pensa erroneamente che la formazione debba essere dedicata esclusivamente ai giovani, laddove invece la formazione degli adulti, che comprende tutte le azioni educative formali, non formali, informali, è tra i temi più attuali in Europa. Infatti si parla sempre di più di istruzione e formazione degli adulti per costruire percorsi inclusivi per lo sviluppo di competenze e qualifiche. Tra l'altro da una decina di anni in Italia sono nati i CIPIA, quelli che un tempo erano chiamati ex serali, erano legati alle scuole, adesso sono autonomi e hanno una propria offerta formativa non soltanto strutturata a livello formale, ma anche rispondente alle esigenze del territorio, e sono aperti a tutti, a tutta la popolazione adulta e giovane adulta a partire dai 16 anni. Quindi io dico sempre, infatti, come esistono i licei tecnici, esistono i CIPIA. E allora all'interno di questo contesto qual è la funzione degli ambasciatori EPALE? Beh, gli ambasciatori EPALE, diciamo, svolgono attività di promozione, informazione e anche formazioni sugli strumenti della piattaforma EPALE, sia a livello regionale che nazionale, proprio supportando il lavoro dell'unità EPALE Italia, secondo poi dei temi, delle azioni prioritarie che vengono individuate ogni anno nel piano di lavoro. Qualcuno ha definito gli ambasciatori come un'antenna sul proprio territorio, proprio per la promozione e la divulgazione della piattaforma, un modo per creare ponti tra i differenti settori, per condividere conoscenze e soprattutto hanno questo ruolo di garantire che EPALE sia uno spazio utile e anche radicato per tutti quelli che si occupano di formazione degli adulti, raccordando la piattaforma anche con le buone prassi, i progetti e comunità reali anche sul campo. Ecco, e come si diventa ambasciatori EPALE? Innanzitutto attraverso un bando pubblico che ha carattere nazionale per la selezione di esperti di progettazione, gestione di scambi internazionali, cooperazione, e attraverso questa rete di ambasciatori l'Indire punta a creare un network di esperti altamente, dice, competenti e in grado anche di trasmettere le proprie conoscenze, le proprie esperienze. Tra l'altro il primo bando era del 2015, la selezione, con l'ultimo bando invece sono stati nominati 120 ambasciatori in tutta Italia, di cui 4 per la regione Marche, e oltre me sono state nominate Susanna Angeletti, Laura Inzerilli e confermata Daniela Grilli, che noi, per noi è l'ambasciatrice senior, ecco. Praticamente. A proposito allora di opportunità di mobilità promosse dall'Erasmus Plus, anche gli adulti possono usufruirne? Certamente, infatti proprio l'EPALE si occupa proprio di formazione e anche di mobilità degli adulti. Tra l'altro la nostra proprio ambasciatrice senior Daniela Grilli si è occupata di progetti che riguardano la giustizia riparativa applicata a misure alternative alla detenzione. Nelle Marche come CIPIA invece abbiamo già Peso, che è già attivo da un po' di tempo, e da quest'anno anche il CIPIA, che, al quale io appartengo come insegnante, che ha la prima esperienza di mobilità, in cui 7 studentesse del CIPIA di Ancona hanno partecipato al progetto Erasmus Plus di Emozionarti, mobilità breve, e sono andati a Siviglia,
dal 24 al 31 maggio. Questo infatti è uno dei programmi che mira proprio, diciamo, a incentivare proprio il confronto e la formazione a livello europeo. Professoressa Morelli, per tutte le informazioni che potrebbero interessare i nostri ascoltatori, come si fa per capirne di più? Beh, anzitutto per conoscere gli ambasciatori EPAE della propria regione e le modalità di contatto, basta anche consultare la pagina del sito dell'Erasmus Plus o anche contattare il referente dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche. Bene, ringraziamo anche la professoressa Morelli, salutiamo tutti i nostri radioascoltatori. Noi ci sentiamo come sempre venerdì prossimo con una nuova puntata dell'Europa in pillole. L'Europa in pillole, in collaborazione con Europe Direct Regione Marche, tutti i venerdì alle 13 e in replica alle 21 su Radio Arancia, Radio Veronica, Radio Velluto Senigallia e Radio Conero.